Ho scritto una mail al prefetto perché veramente non sapevo più a chi rivolgermi, stando a fianco ogni giorno alla gente che soffre e che non usufruisce dei servizi minimi, quali ad esempio un prelievo a casa, e parlo di persone allettate, disabili, gravemente disabili, quali ad esempio la possibilità di avere dei servizi minimi, quale medicazione o altro per persone che stanno in gravissimo stato e fra l'altro dal punto di vista economico molto, molto deboli. E allora ormai siamo arrivati ad uno stato in cui alcune cose non si possono più accettare, per cui vedendole tutti i giorni e cercando di sopperire con i volontari, ho scritto una mail al prefetto che poi ci ha convocato qui a Benestare e lo ringrazio infinitamente per questa attenzione al territorio, appunto perché si prendano quei provvedimenti che possono lenire alcune delle sofferenze della popolazione senza grande aggravio di spesa, perché l'ASL dispone di medici, dispone di infermieri e ben potrebbe fare anche delle convenzioni con i medici di base, con i farmacisti e con le associazioni di volontariato. Edo, spero che tutto vada per il meglio. Sì, a dirigere e a vigilare.